In queste due postazioni che l'esercito ha allestito presso il presidio dell'ASL Napoli 1 del Frullone abbiamo la capacità di poter processare 300, circa 300 tamponi al giorno. Siamo in 6 tra medici ed infermieri dell'esercito che sono a supporto dell'ASL locale. Questo è un progetto che rientra in un quadro più ampio che prevede l'installazione di 19 postazioni DTD, drive-through, che verranno installate successivamente su tutto il territorio della regione Campania. L'esercito, al pari delle altre forze armate, è stato chiamato a dare concorso al Servizio Sanitario Nazionale nella creazione di determinate strutture come quelle che vediamo alle nostre spalle, che ha l'obiettivo di creare dei drive-through nell'ambito nazionale. È prevista la creazione di circa 200 punti su tutto il territorio nazionale. L'esercito, sin dall'inizio della pandemia, è stato chiamato a concorrere con le altre forze armate a fornire la sicurezza con strade sicure, operazione che era già in itinere, il supporto logistico nel trasferimento e nel trasporto di materiale di protezione individuale a favore delle altre organizzazioni dello Stato, e sanitario, come in questo caso con l'allestimento di centri dove effettuare i tamponi.